tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi è uno svuotone, no, svuota bello sostanzioso di Eurospin. Sono fatta un po' di scotta di cosuccia. Vi faccio vedere prima le cose da congelatore, che le vado a mettere subito a posto perché fa un po' caldo. Allora, partiamo subito. Abbiamo messo un po'. Visto, madonna. Cioè, congelatore e frigo, vi faccio vedere prima. Allora, una mortadella grande a pezzi. Questa l'ho pagata 3 euro, quasi 3 euro. Poi ho preso 3 pacchi di questi qua, giusto, era 55 centesimi, 5 euro e 30, credo, sì, 5 e qualcosa. 5 euro. Grana padano, sono questi qua a cubetti, poi 2 euro e 50 spalla cotta, le pasta al forno, insomma, mi trovo bene con quella marca. Poi ho preso uno di salsiccia, friarelli e scamorza, 4,21 euro. Poi, siccome dobbiamo fare una grigliata, compagno, vuoi venire con me a farlo svuotare la spesa? Mattia, vuoi venire con me? E vieni, dai, mettiti qua, vieni. Vieni con mamma. Ho poi preso questa qui, salsiccia rossa, 4,25 euro. Formaggio al quadrato. Poi fettine di coppa di suino, ne ho prese 1, 2, 3, 3, poi vabbè, altra salsiccia e basta. Poi ho preso questi qua, 1,69 euro, i puri champignon, 3,99 euro, 2 pacchi di mozzarella. Qua. E poi il prosciutto. Il prosciutto, no, ho preso 2 di salame in offerta, 1 euro, non mi ricordo, o 1,39 o 1,69. E questa hanno il cotto con tacchino olive. Aspetta che mi arriviamo a 99 centesimi. E ne ho presi, vabbè, 2 di cotte olive e 3 di salame. 1. Allora, questi qua, 6 biscotti, io prendo questi qua con latte fresco italiano, biscotto farcito congelato alla vaniglia, cacao e al gusto zabaglione, sono i più buoni secondo me, quindi ve li consiglio, ci ho fatto lo screenshot, sono veramente veramente buoni. Poi ho preso 3 pacchi a 2,99 euro, le pizzette margherita, aspetta, ho preso 3 pacchi, 2 pacchi, questo è l'altro di porcellona, patatine fritte. Questi qua ve li pure ve li straconsiglio se dovete fare qualche cocktail o preparare un po' il piatto. Sono supplì di riso con mozzarella e pomodoro, sono buonissimi. Vi faccio vedere, eccoli qua, prendeteli perché sono ottimi. Non mi mischiare le cose, Mattia, aspetta. Poi vabbè, i miei soliti spinacciotti li chiamo io. Sono questi qua, spinaci, fagiolini e broccoli. E sono poi vegetariani. Prosciutto, glielo abbiamo detto. Poi 3 pacchi, 3 euro. Croccasta, rondelli croccanti, merluzzo d'Alaska. Metto a posto e arrivo subito. Allora, questi devo mettere qua pure. Poi ho preso una bottiglia di aceto bianco, 79 centesimi, 1,35 euro, olio di semi di girasole, poi a 99 centesimi la mia bevanda di riso. Poi questo? Lo sgombro. Lo sgombro? Questo è con olio di semi di girasole. Di solito io prendevo quelli vegetali. Tu stai raffreddando? Sì. Ecco, tombola. Io no. Un pacco di riso basmati,
75 centesimi i ceci, erano in offerta, questi li uso specialmente per le mie insalatone. E poi ho preso, siccome l'avevo comprato quando sono andata con il camper, mi è piaciuto tantissimo. Sugo di pomodoro. Pomodoro. Di pomodoro. Di? Di pomodoro. Di pomodoro. Poi pure. Aspetta. Vabbè. Aspetta. No. Mattino non mi fa capire niente. Un secondo. Ecco qua. Ecco qua. Ah, erano tre. 5 di sgombro. Vabbè, ho preso questa qua, salsiccia alle delizie del sole, questa qui è buonissima, e ho preso una di questa, una alla matriciana, specialmente pure quando vado di fretta, non so che fare, mi prendo l'alternativa. Questo qua è il patè carciofi, che è una cosa di straordinario. Poi le voglie di mio marito, caccia il pepe, le patatine, i salatini, ne ho presi due pacchi, anche altri salatini, altri salatini, due pacchi di cracker, mi sta a far capire niente, un secondo, scusa se ti togli di qua, poi ho preso il pane, questa è la seconda volta che l'ho preso, mi sono trovata benissimo, sono questi qua, le patatine, i sfilatini, prendeteli, sono sempre piastrati, le altre patatine, e le altre patatine, poi ho preso queste qua rigate che piacciono tanto a me, le tortillas, i pane, madonna mia, poi altro pane, questo qui hot dog, poi ne ho presi due. E poi ho preso due ballette di mais, in offerta 2 euro, 50 euro, 3 euro, 3 euro, 3 euro la balletta del mais, ne ho prese due, aspetta, aspetta, no, Matti, aspetta, non imbrogliare qua, due per le insalatone, poi ne mangiamo tanto il mais. Un attimo, metta a posto che sono qua sul tavolo, non capisco niente, un attimino. Aspetta, 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 aspetta. Allora. Poi la carta. Alzati che non ti vedono. Dai. Ti vedono. Poi che sono le? Le uova. Le uova. Poi manca una cosa. Poi ha preso le voglie di mio marito incinto, i cornetti alla crema. Questi 1 euro, eh? 1,59 in offerta, simili il pan di stelle. Questi caffè li dobbiamo mettere là. Poi l'ho presa nella speranza che si tolgono il vizio di sto bibero, ormai è un'impresa. Già lo so, Ale. Ho preso questi qua, le chocoboy, speriamo. E questi al miele, speriamo, vediamo. Che a me c'è, cioè, il latte solo nel biberon, non se lo bevo mattina e sera, vero? Sì, il biberon non si tocca. Cipolle rosse. Poi due cose, i biscotti alle stelle. E poi vediamo qua, adesso mi ho messo tutto in mezzo. No, quelle, dobbiamo prendere le altre buste, già abbiamo fatto uno spesaccione. Poi commetto. Già l'abbiamo fatto vedere. Allora, faccio vedere qua una roba. Allora, una salsa barbecue, le calecca, margarina 75 centesimi. Questi qua 99 centesimi sono fiocchi di latte protein, non lo so, questa è la prima volta che li acquisto, vediamo come sono, non lo so. Poi 75 centesimi la ricotta fresca, il burro 1,29 euro, questo qua l'aglio 99 centesimi. Poi ho preso la mia preferita, ultimamente l'ho acquistata parecchio, la uso tanto nell'insalatone, questa qua, la feta DOP, ve la consiglio, è veramente buonissima, c'è la pulita e poi la faccio vedere. E comunque si separa tranquillamente. Qua l'altro patè di carciofi,
il pepe nero. Questo qua era 79 centesimi in offerta per la lavastoviglie, un profumatore ed è ottimo, mi trovo benissimo. Poi questo qua, radicchio e specchio, sapete, è il top. Poi ho preso questi qua, pesca, no, mela e pesca, i dadi, non mi ricordo che prezzo, un euro, un po' di cavolato. Questa era un'offerta a 1,80 euro e ho preso 3 barattoli di questa Nutella qua. Allora, poi ho preso questi qua, i pomodori, pomodoro ciliegia. Questi erano a 1,79 euro, li ho presi, sono i peperoni. 55 centesimi le olive, queste qui a rondella. 1,5 kg di melanzane. Melanzane. Andiamo con l'altra busta. Pesantissimo. Allora, 1,39 euro. Ho preso questi biscotti secchi che andrò a fare dei dolcetti con farina di cocco e poi c'è di cioccolato. Poi farò una ricetta in un altro video, vi faccio vedere. Sempre le voglie, mio marito è incinto. Ha preso queste alette di pollo precotte. Non lo so come sono, è la prima volta che le vedo. Poi ne ho offerta 1,79 euro, mascarpone cremoso. Allora, siccome io mi faccio le mie insalatone, però questa è una cosa che piace solo a me, non tutti, io e mio marito, agli altri i miei figli non se li mangiano. Ho preso questi qua che sono buonissimi, vado a fare le insalatone con la feta, ceci, mais, insomma è scena. Non l'ho messo in pacchetto, sono solo un barattolo. Ah, l'altro sugo che vi ho detto, la matriciana, sempre i ceci per la mia insalata, perché questi qua sono duri, pure che li puoi cucinare un po' di più non escono, però per le insalate sono ottime. Poi metto io i ceci secchi nell'acqua, li faccio io proprio, però per le insalate vanno più che bene. Grain caramel 99 centesimi. Sempre come scorta ho preso questi qua, 2 barattoli di piselli medi, 1,19 euro il dolciando al cacao, 2 euro, sì, 2 euro questi qua, sono buonissimi. Ho preso uno. I succhi di frutta 1,79 euro, ne ho presi pesca e albicocca, quindi due per l'asilo e faccio la merenda. Allora, questa abbiamo finito, metto un attimo a posto. Ultima busta, finalmente. Poi ho preso questa insalata al radicchio, dove vi ho detto che metterò mais, olive, feta e ceci. È in offerta 75 centesimi, l'ultima l'ho presa io. Poi ho preso simile Nesquik, mi trovo bene con questo, anche perché sciolto nel latte caldo va benissimo. Il mio pane di segale 1,69 euro, un pacco di brioscine 1,15 euro, pancarré 56 centesimi, ne ho presi due. Un pacco di farina 99 centesimi la semola. Poi ho provato, io di solito uso la Mutti, volevo provare a cambiare, a vedere qualche altra marca, mi piace il colore che è bel rosso. Ho preso giusto 2 bottiglie perché voglio provare, che c'è di sì, perché voglio provare a vedere com'è, vediamo, vi faccio sapere, però se qualcuno la usa mi fa sapere. Un brick di vino Sangiovese 1,19 euro. Questi qua 90 centesimi le sfogliatelle di zucchero. Una maionese 1,75 euro. I funghi trifolati, no, funghi alla pizzaiola sott'olio. Gli altri barattoli che vi ho detto, questa invece alla salsiccia e alla bolognese, questi me li vado a mettere nel camper, che quando torniamo andiamo a fare qualche gita, mi spiace a fare un po' le cose veloci, anche se vi dirò che è la stessa cosa come vai al negozio, fai la spesa e cucini.
però almeno queste cose mi anticipo un pochettino, non devo stare a cervello, anche perché quando andiamo, dovremmo andare a qualche campeggio, non è che ci stiamo dando a fare la spesa, prenderlo, apro e mangio e mangiamo. Però siccome l'altra volta l'ho provato ed era veramente buono, che poi ho fatto olio cipolla, ho aggiunto il barattolo di questa era alla quella la salsiccia, ma buonissimo. E poi come questi qua, e poi sempre per agevolarmi ho preso le lenticchie, queste qua, magari non ho tempo, faccio tardi, e questi qua, quindi li faccio i cannellini. Ho finito, prendo lo scongiusto alla mia borsa, vado sempre a perdere la borsa, dov'è la borsa? Qua. Allora, poi diciamo è sempre la stessa spesa che faccio. Allora, mi ha fatto due scontrini perché e questo ho chiuso pure i miei triangolini. Dicevo, ho fatto così perché mi sono fermata a 200 euro, e poi ho continuato con l'app di mio marito così per un altro premio. Allora, questo è il primo scontrino e poi faccio dell'altro. Allora, nel primo scontrino, un scontrinone, ho speso 201,04 centesimi, e invece nel secondo 27,08 euro. Quindi questa è stata la mia spesa di scorta, spesa settimanale. E comunque sono le solite cose che compro, ho preso sempre a doppio, poi andrò a fare l'altra spesa, qui devo andare a fare la spesa, poi andrà via mio figlio all'università, e quindi faremo lì, poi andiamo a Bari direttamente, a portare lo spin di Bari, e quindi faremo la spesa pure per qui casa. E niente, allora io e il mio svuota la spesa vi salutiamo. Io vi do un grande bacio, vi ricordo sempre che mi trovate su Instagram come Lucricom. E niente, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!